Bene, non so di cosa devo parlare, ma... Vabbè, intanto parto dal documento. Io me lo sono letto, il documento del CIRI, e credo di essermi riconosciuta. Però nella riflessione che ho fatto dopo, ho detto, ma mi sono riconosciuta perché sono vecchia, no? O perché questi valori che dicevamo prima che si sono sgretolati, forse li dobbiamo recuperare, ripristinare? Questa è una domanda che mi sono fatta. E come li ripristiniamo questi valori? Quali modalità utilizziamo? Perché in questi anni, io ho vissuto la vita della dirigente in questi anni terribili, perché devo dire che l'unica resistenza che abbiamo potuto attuare, in un'epoca in cui l'autonomia sembrava l'apertura, no? La scuola aperta, il territorio, il DPR 275, venivamo da una stagione, pensate a che cosa ha fatto la legge 517 nel 77, lì è stata un'apertura, cioè quella non è stata attuata negli anni successivi, se non in piccola parte, però era una legge di un'apertura fondamentale della scuola, e lì era il risultato, così come la richiesta di tempo pieno, gli ordinamenti nella scuola dell'infanzia, i nuovi ordinamenti nella scuola media, cioè erano il risultato di qualcosa che davvero veniva dal basso, cioè era la cultura che cambiava, il modo di fare scuola, che veniva poi concretizzata in norme che venivano applicate sul territorio nazionale. Diciamo che in questi anni si è capovolto tutto, no? E io ho vissuto da dirigente quegli anni, pur essendomi formata come insegnante, mi sono laureata, ma avevo 4 anni, io a 19 anni entravo in una classe, ero bambina quanto gli alunni che avevo, cioè, e lì l'appartenenza, io sono stata 20 anni in una scuola prima di diventare dirigente, così come tanti della mia generazione, e quella scuola è stata la formazione per me, cioè io ho imparato a essere insegnante e credo di essere stata una buona insegnante, attuando il lavoro cooperativo, parlando con gli insegnanti, frequentando l'MCE, cercandomi formatori, in epoche in cui nel fondo d'istituto, cioè, non esistevano queste forme, no, di pagamento, era la responsabilità proprio, il senso del fare scuola. E quando la Luciano parlava della grande fabbrica, che sono stati ambienti dove gli operai si sono formati, hanno imparato a fare politica, si sono alfabetizzati. Ho ricordato un operaio della Grandi Motori, che era in corso Vercelli, che quando è stata abbattuto l'edificio, un vecchio operaio, era lì, eravamo andati con un gruppetto della circoscrizione, e questo ci raccontava che facevano i motori delle navi, grandi motori, e per tutto il quartiere si sentiva il motore che vibrava, no? Faceva questo rumore tutta la notte, pensate, come facevano a dormire, ma l'operaio cosa mi diceva? Quando nella notte sentiva qualcosa nel ritmo del motore che non andava, si alzava, si metteva i pantaloni e andava a vedere che cosa succedeva. Andava in fabbrica, pensate, che cosa lo svegliava nel cuore della notte, se non il senso di responsabilità e di appartenenza ad un luogo. Allora, ed è quello che ho sviluppato io facendo l'insegnante. Allora, il senso di responsabilità non è che si nasce col senso, si costruisce in un contesto dove comunque parli, diventi una persona riflessiva, e allora capisci qual è il senso del tuo fare, che sia fare l'insegnante, il medico, piuttosto un altro lavoro, l'operaio, l'idraulico, cioè il senso del fare. La persona riflessiva e che ha cultura ragiona sul proprio modo di lavorare e pensa a come fare le cose, quello è il senso di responsabilità. Allora, in questi anni che cosa è successo? È successo che gli insegnanti poco sono riusciti a costruire il senso di appartenenza. Pensate a tutto quello che è successo con le graduatorie, gente che... Io avevo coniato l'ossimoro di precario stabile, perché poi, cioè, le persone non è che non sentano dentro di loro questa voglia di costruire la propria professionalità. Spesso questa voglia di costruire la propria professionalità è stata distrutta, calpestata, cancellata. Allora, e credo che invece ci siano nella scuola, io ho conosciuto insegnanti eccellentissimi, così come ho conosciuto persone, guardate, non è una questione di età,
cioè non ne voglio fare una questione di età, è una questione di motivazione, è una questione di appartenenza, di senso della professionalità, che ti capita se incontri le persone giuste nel tuo percorso, se hai fatto una buona formazione iniziale. Io vedo delle giovani ragazze, ieri c'era una supplente che sembrava anche una bambina, dico che giovane, perché poi non ne vediamo più nella scuola, scusatemi. Cioè veramente, cioè, il cambio generazionale ci dovrebbe essere, non dico che tutti i giovani sono bravissimi, io ho visto giovani laureati che hanno approfondito il disciplinare, eccetera, che poi sono assolutamente inadeguati a stare con i bambini. Cioè li ho visti andare in crisi con una fragilità, no, nella relazione con i ragazzi, che a volte gli devo dire, ma guarda che sono bambini, non sono mostri, no? Che tu, cioè, ma quello ha fatto quello che voleva dire, allora io non riesco a tenerlo, e quell'altro urla, cioè, ma quanti ne avete incontrati voi, i colleghi, ma anche i miei colleghi dirigenti, di ragazzi che sono arrivati e non sono capaci di tenere la classe, non sono capaci di instaurare una relazione con questi bambini e questi studenti, e che hanno un'incapacità a trasmettere, a relazionarsi, che è fondamentale secondo me. Cioè non basta la competenza disciplinare, ci vuole una competenza relazionale a stare nella classe, ci vanno entrambe le competenze per sviluppare. E allora nella comunità, io quando ho recuperato qui dentro quelle parole, quel messaggio, la scuola come comunità che cresce, è l'unica cosa che ci ha salvato in questi anni, almeno personalmente, ma ritengo per tanti miei colleghi è stato così. Cioè il costruire giorno dopo giorno all'interno della scuola, indipendentemente che ci fossero insegnanti giovani o più anziani o persone o precari o persone di ruolo da tanti anni, il senso della comunità e del progetto di scuola è l'unica cosa che ha tenuto insieme. Ultimamente devo rilevare che la conflittualità è cresciuta tantissimo. C'è una stanchezza da parte dei docenti e di tutto il personale della scuola, perché non dimentichiamoci che non ci sono solo i docenti nella scuola. C'è il personale ATA, guardate che sono uno stressato che fa paura, perché ci tagliano continuamente, cioè se ne daranno solo più dei pezzetti a questo punto. Li tagliano continuamente. Nella legge di stabilità abbiamo di nuovo 2020 posti tagliati tra assistenti amministrativi e collaboratori. E scusate, ma le scuole siamo andati come associazioni delle scuole dell'autonomia, abbiamo incontrato il sottosegretario Faraone e gli abbiamo proprio detto che la buona scuola si fa anche con la sorveglianza di anni. E allora con la tenuta della sicurezza e dell'igiene di un istituto scolastico non si fa solo con gli insegnanti, allora quella è anche parte della comunità scolastica, quindi non si possono costruire mondi separati. Cioè la comunità scolastica è fatta dai docenti, dal personale ATA e dal dirigente, e il dirigente è il garante del progetto scolastico. Allora un'altra cosa che riprenderei è questa delle differenze sociali con un pallino, perché parlo sempre degli stranieri, mi dice una collega, ma è la realtà che vivo quotidianamente. Ormai siamo arrivati alla costruzione dei ghetti sociali, scusate, perché questa cosa delle differenze sociali ormai ha un divario così, così grande che sarà molto difficile recuperare in questi anni. E allora bisogna agire subito, subito. Allora, questi documenti dove ci sono tutte queste belle cose in cui mi riconosco, hanno bisogno di esplicitare anche la concretezza di come li realizziamo questi valori. Allora, come ripristiniamo la giustizia sociale in questo paese? Come la ripristiniamo? Dove ci sono scuole dove comunque i genitori versano contributi? Io la mia scuola ha fatto la dirigente in diversi istituti, e sono voluta andare in territori diversi dal mio per capire, no? Per non avere la mia ossessione. Allora, ho visto scuole dove davvero i genitori versano tanti di quei soldi, che
dice, ma in quella scuola fanno teatro, musica, pre, prima, dopo, durante l'orario scolastico. Hanno materiale super raffinato, eccetera. Dico, ma in altre scuole invece devi sempre fare i conti della serva, perché comunque non ti bastano i soldi, ma perché i genitori non te ne darebbero mai il contributo. Allora vogliamo fare un ragionamento su questa cosa, che in questi anni si è talmente radicata questa roba che i genitori pagano. Poi io lo vedo anche con favore il fatto che i genitori vengano, si diano da fare, anche quello è il senso di appartenenza, no? Per cui magari dici, ma ci offriamo per andare nel bianco con la parete, oppure veniamo, cioè i nonni della mia scuola hanno rifatto tutti i cordoli del giardino, perché quando sono arrivati in quella scuola erano a pezzi e si sono messi lì col cemento, hanno rifatto tutti i cordoli dell'orto perché erano cadenti. Ma perché no? Questa è una cosa, c'era un nonno che non se ne voleva più andare, nonostante suo figlio, suo nipote facesse la scuola media, veniva ogni tanto a farci lavoretti, così a gratis, ma perché gli piaceva quella cosa. Allora io questo lo vedo anche con favore, ma come non possiamo fare un ragionamento sui contributi che le famiglie versano alle scuole? Sempre presa diretta, no? Sentivo la dirigente, il direttore amministrativo che diceva, ma io ho pagato i supplenti, gli esami di Stato, eccetera, ho anticipato di cassa, sapete che c'è più di un miliardo di assicurativi in questo paese, allora ho anticipato di cassa, ho scritto al ministero e il ministero mi ha risposto che ho fatto male, che dovevo aspettare i contenziosi, ma è vero. È vero, allora sapete che se si attiva un contenzioso per un lavoratore che non è stato pagato, lo Stato spende 4 volte di più, perché deve pagare le spese legali. Allora io mi chiedo, ma in che paese viviamo? Se queste cose le vediamo tutti. Allora bisogna cominciare a trovare dei grimaldelli, no? Per entrare dentro la scuola in modo che si possa creare quella prospettiva degli 8 anni, perché questa è una roba che non è che ripristini dall'oggi al domani, perché i cambiamenti della nostra scuola sono avvenuti perché hanno cominciato a tagliare le risorse. Pensate, io spero molto che facciano queste assunzioni da settembre 2015, e la vedo molto fumosa la cosa, ma noi siamo in attesa di vedere questo decreto che chissà cosa conterrà. Ci credo molto nell'assunzione delle persone, quindi potremmo avere degli insegnanti stabili, magari poi si ripristeranno i concorsi e avremo il ricambio anno per anno senza avere i precari che insegnano come precari per 40 anni. Però bisogna cominciare a pensare come quella risorsa la utilizziamo. Quindi il governo Renzi ci dice, abbiamo messo 1 miliardo e 3 miliardi per il 2016. Ricordiamoci che ce ne hanno tagliati 8 miliardi. Cioè questo è solo un piccolo risarcimento, altro che 500 milioni, no, questi sono miliardi e milioni, mi ricordo, della Germania anche, dico qua, cioè il risarcimento che ci danno dopo aver tagliato risorse a tutto spiano è minimo rispetto a quello che uno potrebbe fare. Cioè credo che sia dovuto la stabilizzazione dei docenti, lo sappiamo che la Corte Europea si è espressa in quel modo. Allora, la stabilizzazione dei docenti è dovuta. Il fatto che comunque si cominci a pensare a quale formazione per i docenti in servizio, e che non può essere solo diritto dovere, guardate che in questi anni in cui abbiamo riproposto, no, perché io credo solo in un modello di formazione, che è quello della ricercazione, perché se no non si radicano le cose nei gruppi, non si radicano. Cioè non è formatore, cioè questa va bene, l'università, gli studenti stanno qui, c'è la lezione frontale, ma non, la formazione in servizio non può che essere ricercazione, perché se no le persone, c'è bisogno di un cambio anche culturale, no? In questo senso. Quindi la stabilizzazione degli insegnanti è, poi troviamo qualche altro grimaldello concreto che ci possa far pensare ad una prospettiva. Bisogna trovare, allora, vogliamo cominciare a pensare al cambio degli ordinamenti, al biennio obbligatorio che si stacca dalla scuola secondaria di secondo grado e che magari 3 anni diventano 3 anni, non so, cioè, e ha davvero l'obbligo scolastico fino a 18 anni,
cioè con un'articolazione diversa, con un'articolazione diversa che dovrebbe garantire anche un sistema di relazione tra dentro la scuola e fuori la scuola, quindi la formazione professionale, tutto quello che bisognerebbe rivedere, cioè non è possibile. Allora il cambio deve essere radicale, però da qualche parte bisogna cominciare. Cioè la scuola di base che ha una continuità, e non basta creare istituti comprensivi per avere un curriculum unico, una continuità, bisogna pensare ad un sistema che sia continuativo ma anche nei flussi, perché non basta razionalizzare gli istituti scolastici, formare il comprensivo per avere la continuità del curriculum e la costruzione del curriculum. Quindi, e poi noi adesso abbiamo questa roba che ci pende sulla testa della valutazione, e per me l'unica forma di valutazione è l'autovalutazione. Allora, se ci dessero degli strumenti, a me nessuno mai ha chiesto conto delle cose che facevo, non so se ho fatto bene o ho fatto male, ho firmato un contratto ogni 3 anni, mi hanno dato degli obiettivi che erano uguali per tutti, per tutta la città, per tutti i quartieri, per tutte le scuole, uguali per tutti, poi dopo 3 anni me ne hanno fatto un altro sempre uguale a quello precedente, no? Allora, nessuno mi ha mai chiesto conto delle cose che faccio, ma io vorrei anche sapere se sto facendo bene o male. Però quello fa parte di un processo di autovalutazione di un sistema, no, dove ci stanno tutte le componenti. Perché se voi andate a sentire fuori dalla scuola, domenica ero a pranzo da un'amica, c'erano degli ospiti, e questi hanno un bambino che fa l'elementare, frequenta la scuola primaria, dice: ah, ma tutti i 10 sul quaderno, a me venivano i brividi. Cioè tutti i 10 sul quaderno. Poi ho un po' litigato con la signora, perché, no? Diceva: ma cosa vuol dire che ha tutti i 10 sul quaderno? Ma quanto mai dobbiamo dare 10 sul quaderno in lingua di matematica? Però capite che loro erano contenti di questa roba. Loro erano contenti. E se tu dici: ma voi siete d'accordo sul fatto che gli studenti valutino l'insegnante? Provate ad andare a chiedere in panetteria, in salumeria, al mercato. Ma sono tutti contentissimi che gli studenti valutino i loro insegnanti. Io non dico che gli studenti in assoluto non possano dare un giudizio e fare una valutazione della scuola, ma i loro insegnanti, ma stiamo diventando matti. E allora dico, capite che stiamo andando su un percorso che forse è contrario a questa roba qua. Sì, io ho finito. È contrario a questa roba qua. Allora, quindi la cosa che, con cui concludo è proprio questa. Allora, mi riconosco nel documento, ci riconosciamo tutti. Io voglio capire quali grimaldelli vogliamo usare perché comunque cambi il sistema scolastico, però non possiamo metterli tutti in campo insieme. Devono essere graduali e devono essere efficaci, perché se no entriamo in un loop per cui esce il decreto a febbraio, poi c'è la legge delega e ragioniamo sulla legge delega, e però ci inventiamo, papà ci passa sopra, cioè ci sovrasta e ci cade sulla testa. Grazie.